Carissimi amici, ci ritroviamo a celebrare quest'anno la festa di San Marco in una maniera del tutto anomala, inaspettata, particolare. Abbiamo già celebrato la Pasqua in questo modo e quindi siamo anche un po' già preparati. Certo, c'è tanta tristezza nel cuore, perché mai avremmo immaginato, pensato di sperimentare queste circostanze che ci stanno toccando in profondità sotto tanti punti di vista, sia spirituale ma anche sociale, economico, morale. È una situazione davvero strana, ecco, ma questo non deve farci perdere né la fede né la speranza né in un certo senso la volontà di guardare avanti con fiducia. Ed è per questo che, nonostante tutto, vogliamo festeggiare il nostro santo patrono San Marco, perché sia lui che ha scritto il Vangelo, la buona notizia, a ricordarci la buona notizia, anche in questo tempo dove tante notizie brutte, di malattia, di paura, di smarrimento arrivano ai nostri cuori. Ed ecco allora che, seppur in maniera molto ridotta all'essenziale, ecco, San Marco continua a manifestare la sua presenza appunto attraverso questi gesti che insieme al Comitato Festa abbiamo voluto anche quest'anno. Allora la festa di San Marco del 2020 si svolgerà soltanto nell'aspetto liturgico, senza purtroppo la presenza dei fedeli, perché noi sappiamo dobbiamo essere attenti, mantenere le distanze, non creare assembramenti, quindi stiamo insistendo su questa cosa. La vigilia della festa, il 24, vedrà la tradizionale venerazione della reliquia del santo, mentre il giorno della festa alle 11 ci sarà la Santa Messa con la presenza del sindaco e del comandante della Polizia Municipale, mentre nel pomeriggio alle ore 16 in chiesa ci sarà l'atto di venerazione a San Marco preparato dalla Rete delle Città Marciane, questa associazione di parrocchie che portano il titolo del santo. E questo atto di venerazione sarà svolto in diretta, come anche gli altri appuntamenti, in modo che anche le persone che stanno a casa possano seguire il tutto. Dopodiché uscirà la processione, quest'anno su un pick-up, il quale attraverserà tutte le strade del nostro paese, ne abbiamo aggiunte anche altre per evitare che la gente si muova, e il santo, attraverso questo procedere tra le case della gente, come ho detto prima, andrà a riportare la speranza, la fiducia, andrà a riannunciare il Vangelo che porta sulle mani e ricorderà ciascuno di noi che, nonostante tutto, anche noi siamo chiamati ad essere Vangelo, buona notizia, lieto annunzio, anche in questo tempo di pandemia. La cosa che raccomando ancora durante la processione è di non creare assembramenti, di aspettare davanti casa, sui balconi, il passaggio del santo. Noi cercheremo di toccare tutte le strade in modo da evitare che la gente si sposti. Poi la sera del 25 invece in chiesa ci sarà un momento di musica e di riflessione. Il maestro Formicola insieme a me terrà un momento, lui di canto e io di lettura di alcuni passi della vita di San Marco, e così attraverso questo gesto simbolico concluderemo la festa del 2020 con la speranza poi di ritornare più presto alla vita normale. Allora a tutti auguro una buona festa di San Marco, un buon 25 aprile nel ricordo del santo evangelista, e soprattutto, ecco, non perdiamoci d'animo, coltiviamo la speranza e insieme, uniti, seppur divisi adesso nelle varie case, continuiamo a custodire questa comunione di fede, di speranza e di carità. Buona festa a tutti.